Cordiale saluto amici telespettatori. È un vero piacere per me oggi poter venire nelle vostre case con i due segretari cittadini delle forze politiche più numericamente, ecco, diciamo, più significative della città di Brindisi. Abbiamo Pietro Santoro, il dottor Santoro, abbiamo l'altro segretario cittadino del PD, Partito Democratico, Antonio Alfano, Santoro invece PDL, Berlusconi. Già, Berlusconi. PDL, c'è Già, Berlusconi. Berlusconi. Abbiamo Ecco, cambiato perché il questo logo. incontro? Proprio per conoscere un po' gli orientamenti e gli indirizzi politici delle due forze più grandi della città di Brindisi in occasione appunto delle elezioni che si terranno a maggio, nuovo consiglio comunale, nuovo sindaco, dopo le dimissioni di Mimmo Mennitti. Allora, iniziamo con il più giovane, va bene? Va benissimo. Più giovane Più per me è giovane. Pietro Santoro. Probabilmente sarà anche più giovane di me nel pensiero, perché non è detto che i Anche giovani siano sempre più giovani. primaria. Noi all'inizio di questa tornata elettorale abbiamo avuto degli incontri con le forze con cui abbiamo costituito la maggioranza nella passata amministrazione, integrata anche da qualche forza nuova. E dopo una serie di incontri ci è stata rivolta una richiesta esplicita da queste forze di giungere alla definizione del candidato sindaco mediante l'utilizzazione dell'istituto delle primarie. Per la verità all'inizio non siamo stati molto favorevoli, ma poi in considerazione anche del fatto che questa è ormai una direttiva che viene dal partito, stabilita dalla segreteria nazionale dove è possibile di fare le primarie, siamo arrivati alla determinazione di farle. Abbiamo impiegato un po' di tempo perché abbiamo avuto degli aspiranti sindaci, molti aspiranti sindaci, quindi abbiamo dovuto fare opera di sintesi e di convincimento e siamo arrivati a due candidati, Attis e Ciullo, per affrontare le primarie insieme al candidato presentato dagli amici Però, che è l'avvocato dati i Manci. tempi, mi pare che siete un po' in ritardo, no? No, noi abbiamo già fatto richiesta alla Segreteria Nazionale per l'autorizzazione, perché occorre l'autorizzazione, abbiamo indicato la data del 26 febbraio. Quindi il 27 febbraio non mi sembra una data molto in là rispetto alle elezioni di maggio. Comunque il dissenso di Brigante naturalmente crea delle condizioni, ecco, di una certa differenziazione che potrebbe nuocere la partita, no? Ma guarda, non lo so se ci sono differenze C'è anche una nell'area. forza politica di sinistra che si porta alla ribalta, che pesca solo in quell'area. Ma vedi, Giovanni Brigante dal 2009 ha deciso di andare da solo. Noi invece abbiamo deciso di continuare in quel progetto del laboratorio con una sfida che è ardua, è importante, cioè andare oltre il laboratorio. Introducendo in quello stesso laboratorio, progetto al quale fece ovviamente anche, fu partecipe anche Giovanni Brigante, cercando di far entrare quelle forze politiche che non ci sono in provincia Velisel, ma che ci sono e non ci sono in regione, vedi, Capito. Ticino e Centro. Se ci riusciamo, credo che potrà essere di esempio per gli altri comuni, le altre province, perché non le altre regioni. Però si stabilisce anche diverso. Le forze politiche, forse tratte anche dalla necessità di avere un successo, naturalmente quando si arriva al periodo delle elezioni, Pietro, hanno un fermento, fibrillazioni, ci sono troppi movimenti. La destra come si è coalizzata? Ma la destra si sta coalizzando, ancora non è Ancora si sta definito perché, coalizzando. perché Torno alla domanda di prima, ho che il parlato tempo delle passa. primarie, no? Con le primarie è chiaro che sarà normalizzata la composizione, ancora stiamo trattando, c'è la PDL, Perché c'è la loro già quelle sono parecchi, no? Hai sentito come quanti sono? sigle, sì, come sigle, sì. Sono diversi voi invece? Noi siamo un po' inferiore come numero di sigle, ma credo, francamente, a parte la modestia, superiore come numero di elettori, non conto tante le sigle. E quindi qual è praticamente in questa situazione che io ritengo sia un po' leggermente in ritardo, l'obiettivo che vi ponete? Voi venite dal governo della città, giusto? Veniamo dal governo e vogliamo un governo della città che non è cessato per problemi di carattere politico. È cessato per le condizioni di salute del sindaco. Quindi era stato impostato un programma di cui già si vedono i primi frutti in questi Cioè, tempi qua del contate commissario. di riconfermarvi questo?
Beh sì, noi riteniamo di avere titolo e meriti per essere confermati alla guida della città, riteniamo di aver operato bene. Ripeto, in questi ultimi 2 anni si è fatto moltissimo, i primi risultati si stanno vedendo adesso, anche se il merito diventa il commissario perché c'è il commissario, ci sono grandi opere come il lungomare, come Via del Mare, il sottopassaggio Vettor Pisani, lo snodo ferroviario di Tuturano, tutte cose che noi abbiamo impostato e portato avanti e che adesso stanno arrivando a concretizzazione. Ce ne sono anche altri. Certamente il tempo passa e ogni programma ha bisogno di essere attualizzato, ha bisogno di essere integrato e quindi faremo questo. Antonio, a sentire questi, voi che avete lo stesso obiettivo, mi pare, no? Beh, sicuramente. No, io sono più tranquillo se il segretario del Partito del Popolo della Libertà vorrà impostare la campagna elettorale su quello che è stato fatto nelle ultime 2 legislature, perché è sotto gli occhi di tutti che le ultime 2 legislature non sono andate benissimo, quindi, e i cittadini se ne sono accorti. Non a caso il sindaco uscente Mennitti è stato eletto nell'ultima elezione, prima del ballottaggio, con il 37%. È stato il sindaco meno voluto nei comuni italiani. Questo la dice lunga su quello che è stato il consenso che il centrodestra è riuscito poi a portare avanti in questa città. Noi non so se siamo di meno come numero di elettori, sinceramente. Sicuramente lo siamo stati nel 2009. Credo che nel 2012 la storia cambierà, anche perché le battaglie che l'opposizione del centro-sinistra nelle ultime 2 legislature sono state battaglie di un certo tipo e noi le porteremo avanti non più come opposizione ma come maggioranza. E capito. Senti Pietro, siccome i programmi più o meno sembrano un po' uguali, no? Perché tutti i programmi tendono al bene e all'interesse della città, sì, della propria città. Ci sono però delle situazioni particolari di distinguo che potrebbero venire fuori, emergere. Ma prendiamo il problema ambientale. Voi nel programma continuerete, c'è la continuità con Mennitti, il programma, parliamo rigassificatore, parliamo di riduzione dell'inquinamento del carbone, cioè avete questa... No, per quanto riguarda, innanzitutto volevo dire una cosa ad Antonio che parlava di legislature in cui non si è fatto niente. Mennitti ha preso la città in una condizione disastrata. Praticamente quasi tutti i primi 5 anni sono stati impiegati per cercare di tirar su la situazione della città che altre forze politiche avevano ridotto in quello stato. Negli ultimi 2 anni si è potuto cominciare a operare in positivo e ho detto prima i risultati già si stanno vedendo. Per quanto riguarda quei problemi particolari di cui parlavi, sul rigassificatore tutto il Consiglio Comunale ha espresso un parere negativo all'ubicazione del rigassificatore a Capobianco. Cioè in effetti tutte le forze politiche, perché ci sono documenti unitari, non hanno mai detto no al rigassificatore, hanno detto no al rigassificatore in quel punto, in quell'ubicazione. E su questo non c'è da cambiare, a meno che il prossimo Consiglio non cambi completamente personaggi, che il consigliere cambi un'idea, questo sta nelle mani degli elettori. Mentre per quanto riguarda l'Enel, noi prima dello scioglimento del Consiglio Comunale, assolvendo ad un impegno che avevamo preso con i capigruppo di tutto il Consiglio Comunale, abbiamo presentato una bozza di modifica delle convenzioni dell'Enel dove ci sono tutti i nostri capisaldi. Al programma, riduzione del carbone, le garanzie ambientali. Come PDL abbiamo presentato una bozza che sta agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale, da cui intendiamo partire nel prossimo Consiglio appena si inizierà a lavorare. E sta lì da giugno, da luglio, quindi si può vedere, non è però che sono atti segreti. Sono, si firmano. Le convenzioni con l'Enel, no? Con l'Enel. Non si sono firmate. Non si sono firmate perché ci sono stati problemi, c'era in discussione la questione dell'AIA, bisognava attendere la definizione dell'AIA, appena definito quella abbiamo presentato la bozza. Poi purtroppo è capitato quello che è capitato al sindaco Mennitti e abbiamo interrotto, se no noi l'avevamo depositata e eravamo pronti a discuterla. Antonio, per quanto riguarda questo settore, voi? Ma guarda, questo settore, tengo a precisare che credo che sarà il settore su cui poggiare poi la campagna elettorale, ma non da un punto di vista propagandistico. È già acclarato da tempo che la sinistra
tiene al problema ambiente più di qualsiasi altra cosa. Questo non significa che non vuole una città che si sviluppi. Piero dice che il no al rigassificatore è unanime da una parte all'altra, è vero. Però nello stesso tempo, e Mennitti gli do atto che la battaglia sul nuovo rigassificatore a Capo Bianco l'ha fatta tanto quanto la sinistra. Questo è un dato di fatto. Ma nello stesso tempo era distratto perché l'Enel, dal 2000 in poi, bruciava sempre più carbone. Le convenzioni Enel non c'erano. E questo è un dato di fatto sul quale la nuova maggioranza, che spero sia il centro-sinistra, metterà subito mano. Il nuovo rigassificatore a Capo Bianco è confermato. E le convenzioni Enel saranno la prima cosa che dovrà fare il governo della città. Sono inserite nel vostro programma? Certamente, certamente. È il primo punto, sviluppo ecocompatibile, si parla di sviluppo della città, insediamento di nuove realtà industriali, bonifiche ambientali, ciclo dei rifiuti completo, no del rigassificatore a Capo Bianco, convenzioni Enel, sono tutti punti del programma che noi porteremo avanti. Ecco, queste indicazioni mi pare che si trovano pure nella vostra scelta. Sul ciclo dei rifiuti completi adesso si è attuato sulla base di atti posti dalla precedente amministrazione. Piero, c'è una struttura nella zona industriale abbandonata da tanto tempo, no? Cos'è un termovalorizzatore, sì. Mi pare, no? Che costa migliaia di euro per la manutenzione e non riesce. Adesso hanno fatto l'aggiudicazione. Adesso hanno fatto l'aggiudicazione. Per il CDA. E quello è completamente il ciclo dei rifiuti. Ho capito. Ma perché questo ritardo, la gente si chiede? Perché, guarda, in campo ambientale c'è una difficoltà di fondo che nei provvedimenti non si riesce a tenere seguito a quelle che sono le modifiche tecniche del settore. Quindi quando si fa un'opera, nel momento in cui si sta facendo, già risultato arretrato rispetto alle prescrizioni nuove e quindi si è sempre in corso in affanno. Finalmente hanno completato, hanno fatto l'aggiudicazione e quindi dovrebbe partire. È una domanda curiosa, strana, che può apparire banale. C'è una differenza programmatica fra voi e la sinistra? Adesso vedremo i programmi, stiamo parlando così di programmi genericamente, una volta che li pubblicheremo vedremo, insomma. Adesso sia noi che loro parliamo di programmi che hanno oggetto alcuni punti particolari, però il programma non si può leggere, quindi non sappiamo in effetti cosa di preciso dicono loro e che cosa diciamo noi. Appena avremo presentato i programmi vedremo se sono. Non credo che saranno identici. Ma dipende, sicuramente dal punto di vista ambientale la destra in questa città inizia ad avere un'anima, nel senso che da quello che dice vorrebbe iniziare a fare un discorso di ambientalizzazione della città, che però non l'ha fatto in tutta la sua storia di gestione della città. L'hai detto tu prima, l'impianto di compostaggio del CDR è rimasto fermo per non so quanti mesi, a 36 euro al mese, partendo dagli iniziali 48.000 euro al mese, poi a 36. Ecco, quello è stato un punto importante che fa capire che probabilmente il tema ambientale in quel momento, e credo ancora adesso, non sia nei primi pensieri del centro-destra. Ecco, partiamo ora dalla composizione dell'organico, così usiamo il termine tecnico delle industrie. Voi avete il vostro candidato, Mimmo Gonzales, avete già un apparato nella scelta di una coalizione che sembra coesa in questo senso, no? Ecco, vi ponete l'obiettivo della conquista della città? Guarda, fammi aggiungere una cosa sulla coalizione. Sicuramente ancora non è completa. Noi aspettiamo, soprattutto noi del Partito Democratico, aspettiamo con molto interesse e tanta attenzione Sinistra, Ecologia e Libertà. Aspettate Vendola? Sì, aspettiamo il partito di Vendola, perché ovviamente abbiamo un discorso in una logica regionale e nazionale, sì. E non possiamo non stare con Sinistra, Ecologia e Libertà. Però a Brindisi questo partito ovviamente deve risolvere i problemi interni. Da quello che io so, sia i segretari cittadini e provinciali, sia gli organi regionali hanno detto di stare col Partito Democratico e collaboratorio. Poi i dissensi interni stanno rallentando questo processo. Credo che la cosa andrà a buon fine e il risultato sarà ottimo. E c'è che Brigante non si presenterà? Brigante sì,
si presenterà da solo Giovanni con la sua lista, ma ripeto, è anche legittimo. Noi abbiamo deciso per scelta di non scendere in polemica e di non rispondere a nessuna polemica che viene anche dall'esterno del partito, come ogni tanto ha fatto Giovanni nell'attaccare continuamente il Partito Democratico, i suoi dirigenti, dal nazionale al cittadino. Ma lui dice che lo fa solo nell'interesse del partito. Ho capito, nell'interesse del partito si può anche parlare bene, perché cose giuste ci sono anche nel partito. A parlare male di un partito nel quale si è stato fino a ieri mi sembra anche un po' comodo e pretestuoso, o forse anche un po' opportunistico, visto che ci sono le elezioni. Ma i cittadini sanno ben giudicare. Pietro, pure tu c'hai un po' di anime, c'è Nuova Italia e poi la Vecchia Italia. Vecchia Italia è una battuta soltanto mia, questa è un po' tanto per far sorridere. Ecco, Vitali che ha un atteggiamento piuttosto severo, rigido, prima era contro le primarie, poi ha detto che le primarie le facciamo perché dà questa concessione. Poi abbiamo un'altra coalizione per voi importante, FLI, no? È importante. FLI, MPA, Insieme per la Città, il Movimento di Pagliaro. Ecco, che se ne viene con un nome, Lorenzo Maggi. Lorenzo Maggi. Nome di tutto rispetto per la vita. È chiaro, è stato già sindaco di Brindisi. Cioè, non c'è un po' di... Ma guarda, tutte le stagioni preelettorali, non so... Sempre turbolenti sono arrivare state. Ad una conclusione. Sempre, è chiaro che dobbiamo arrivare. Noi siamo stati danneggiati da un errore fatto, nel senso che per noi ha coinciso questo periodo preelettorale con la stagione congressuale. E le stagioni congressuali non contribuiscono molto alla pacificazione, perlomeno quando i congressi sono fatti sul piano della battaglia democratica interna, quando sono fatti con l'acclamazione è diverso. Per noi invece è un congresso vero, per cui siamo stati impegnati su due fronti ed è chiaro che uno ha risentito dell'altro, però da lunedì, perché domenica si celebra il congresso, sabato e domenica, da lunedì credo poi impiegheremo pochissimi giorni per definire tutto. Che cosa accadrà domani, dopodomani, voglio sapere? Ci saranno le primarie, Fracciullo e Dattis? No, Fracciullo e Dattis no, perché noi non vogliamo fare primarie di partito, primarie di coalizione. Fracciullo, Dattis e Maggi. Se hanno le primarie fra tre persone. Così è stato detto. Se poi decidiamo tutti insieme di cambiare, cambiamo posizione. L'importante è che troviamo un'intesa. Beh, con sì. O senza le primarie, non so. Mentre voi le primarie le avete già eliminate come principio, no? No. Noi non le abbiamo tolte. Le abbiamo accantonate per merito. Siete stati gli inventori delle primarie. Sicuramente, però ce l'abbiamo ancora nello statuto e ci fregiamo anche di averle le primarie. Non le abbiamo accantonate per principio, anzi noi eleviamo quel principio democratico delle primarie, è che per due motivi le primarie probabilmente in questo momento elettorale non bisognava farle. Uno, abbiamo avuto l'esperienza nel 2009 delle primarie di partito fra Giovanni e Salvatore Brigante. Abbiamo visto cosa è successo dopo. Due, è cambiato il sistema di concezione di partito democratico da vocazione maggioritaria a partito di coalizione e quindi cambia anche il principio dello strumento delle primarie. Quelle erano primarie di partito, queste avrebbero dovuto essere primarie di coalizione. Ma se nella coalizione, una gran parte della coalizione ci chiede di non fare le primarie, non ci impone, ci ha chiesto di non fare le primarie, e un'altra parte invece ci chiede di farle per la seconda volta, dopo che la prima le ha perse e è andato via, parliamo dell'amico Giovanni, amico e compagno Giovanni Brigante, dopo che le ha perse e è andata via, allora diventa un po' paradossale, no? Elevare il concetto bellissimo del democratico delle primarie. E quindi per il bene della coalizione, e poi c'è un terzo dato, la coalizione ci ha dato l'onere e l'onore di essere partito guida, in un momento non di chissà quale positivismo del Partito Democratico in questa città, però ci ha dato l'onere e l'onore di essere partito guida, di scegliere un candidato, nessuno ci ha imposto il candidato, infatti, come vedi, dei nomi che giravano, che piacevano all'uno e l'altro, non è stato scelto nessuno di quei nomi, è stato scelto un nome all'interno del Partito Democratico che è stato accettato dalla gran parte della coalizione, anche da Sella,
sono Kessel per i problemi che ho già detto prima, che ovviamente lascio a loro per rispetto. E tu hai parlato di primarie e di coalizioni, e le primarie di coalizione mi pare che le faranno loro, come le vedi? Ma una volta la destra c'era il capo che decideva ed era una concezione che sinceramente a me mi irritava. È una crescita democratica. È una crescita democratica a destra che ovviamente ci voleva, perché una destra più democratica fa bene, soprattutto poi quando sarà opposizione a maggio, una destra democratica in opposizione farà bene alla centrosinistra di maggioranza, lasciami la battuta. Sì, no, mi permetto di obiettare un'altra cosa che hai detto, cioè per quella che è la mia esperienza, che è lunga, non c'è mai stato un capo che ha deciso, ci sono stati gli organi di partito che hanno deciso, qua non c'erano più mai, sempre l'organo di partito eletto democraticamente. Lui si riferiva ai poteri alti. Ma guarda che, lo stesso, sì, guarda lo che stesso. Qualche battutina che io velata che ogni tanto getto non vale soltanto per il centrodestra. Nel passato anche, forse la mia storia, la mia storia ha sofferto un po', si nascondeva dietro quel presunto centralismo democratico che comunque io obietto a prescindere, anche il centralismo democratico a me non piaceva. No? Molto più bella la democrazia partecipativa, ecco perché la gente adesso si è allontanata dai partiti. Bene, è stato soltanto un assaggio, un incontro per che i due contendenti, mi si è consentito questo termine, e che si incontrassero in un incontro, ci fosse questo incontro televisivo, perché tra poco io li pregherò di ritornare, perché sentiremo un po', conosceremo l'assenza e l'essenza dei programmi, e quindi evidentemente saremo in condizione di distinguere se ci sono delle differenziazioni, se c'è una continuità, una discontinuità o c'è qualche rischio per la città. Era soltanto un modo per stare tutte e tre insieme e io credo di esserci riuscito. Grazie Pietro, grazie Antonio, un cordiale saluto a voi tutti.